Io in Inghilterra ho conosciuto tanta gente, tanta tanta gente. Ho visto alle volte, ho avuto l'idea quando lavoravo nelle law firm, tutta questa gente con una gran cultura nella legge, nella sua applicabilità in certi campi, no? Tutta forbita e formale. E poi vedere della gente che gli assomigliava, però al di fuori di quell'ambiente, magari nella strada, che si peste e si prende a coltellate, e alle volte penso, però sta gente qua, se gli si fosse data la possibilità di arrivare a quel livello lì, sarebbero lì ad accoltellarsi. Allora è proprio vero, stato assente, violenza presente. Io penso proprio che il fatto già, ad esempio, che The Many Red, non so come dire, The Many Red, come tante altre cose, non vengono viste abbastanza, ma non perché io voglio più visualizzazioni, perché a me piacerebbe anche poter spiegare, dare appunto, come dice Alan, questa visione informativa alla gente. Poi decidono quello che vogliono, se decidono di andare a coltellarsi, beh, insomma, ognuno ha la sua coscienza, no? Ognuno prende le decisioni per se stesso. Però io penso che quando qualcuno abbia la possibilità di scegliere, perché incomincia a sviluppare uno spirito critico e quindi conosce è questo, è quello, e i dischi. E allora magari incomincia a vedere quello che dice come si dice, quella cretina bionda lì ad Amici e l'altro tonto lì a Morgan. Incominciano a vedere queste cose nell'ottica giusta, cioè come strafalcioni, capisci? E quindi in questo Next penso che abbia fondamentale ragione, senza knowledge non si va da nessuna parte. I fatti che lui dice che bisogna conoscere in realtà sono, per me, ovviamente io li definisco a mio modo, come una serie di eventi storici, e poi ovviamente non bisogna mai scordarsi di conoscere il processo in sé, quello che cioè è quell'arco, diciamo, quel semicerchio che unisce tutti questi eventi in una visione, sotto una visione unitaria, che poi può cambiare leggermente da soggetto a soggetto, perché c'è anche poi l'interpretazione degli eventi. Su questo sono d'accordo, però sai, i linciaggi pubblici sono una realtà, poi prendila come vuoi. Io posso anche pensare che ci sono delle teste di cazzo che legittimino il fatto che quando una persona si comporti male vada linciata in pubblico. Io penso che sia un orrore che non dovrebbe mai essere stato presente nella storia dell'umanità, ma purtroppo è stata una cosa, un'occorrenza fin troppo presente, ed è un fatto che, come direbbe Next, è assolutamente non ignorabile, purtroppo. E da questo si capisce il perché poi molti neri erano incazzati nell'America dei 60 e 70, soprattutto quando l'FBI e la CIA non riuscirono a contenere l'esplosione di quelli che sono i moti di indipendenza dell'informazione e di creazione di campagne antisistemiche, cioè antisistema, per la creazione di un knowledge alternativo. L'hip hop, ragazzi, la cultura hip hop viene in un certo senso anche da questo, perché se non ci fosse stata da parte dei neri la consapevolezza di poter costruire di qualcosa di indipendente dal sistema, l'idea di costruire certe cose magari non sarebbe neanche venuto in mente, perché ricordiamoci che i grandi pionieri della storia del primo hip hop avevano tutti in mente i grossi attivisti e i grossi rivoluzionari degli anni 60, perché queste erano figure impopolari in America. E quindi, grazie all'esempio di quelli che avevano lottato e perso sangue prima, giustamente ci sono stati quelli dopo che hanno costruito questa meravigliosa cosa che c'è ancora adesso, che è l'hip hop. The man in red is all our villain.